Va ora in onda Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. Un programma di Ernestina dalla Corte Lucio. Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata della seconda stagione di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi abbiamo con noi un gruppo di bellunesi che diffonde con passione la storia di Belluno. Oggi vi presento Archeo Belluno. Bene, oggi siamo con Mattia, Giorgia e Nicola di Archeo Belluno. Ragazzi, come state? Bene, Ernestina, grazie. Bene, e tu? Ciao Ernestina, tutto bene? Ecco, grazie mille, sono molto contenta. Benvenuti a questa puntata. Grazie mille per essere oggi qui con noi su Ernestina dalla fine del mondo. E prima di iniziare a raccontare di questo bellissimo progetto che avete di Archeo Belluno, così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, vi conoscono. Perché non vi presentate? Giorgia, iniziamo da te. Ciao a tutti. Io mi chiamo Giorgia, abito a Feltre, in provincia di Belluno, e assieme a Mattia sono fondatrice di questo progetto. Nella vita mi occupo principalmente di beni culturali e a breve inizierò la magistrale. Wow, complimenti! Mattia? Grazie. Io sono, ciao a tutti, io sono Mattia, e anch'io mi occupo di beni culturali e sto finendo la magistrale invece. In particolare mi occupo di archeologia preistorica, quindi studio le fasi più antiche dell'uomo, in particolare la fase in quando l'uomo ha iniziato a coltivare e ad allevare. Ecco, in particolare proprio nella teoria del Petrino, tra l'altro, quindi... Ecco, molto interessante anche. Abiti anche Belluno? In provincia di Belluno? Sì, ne abbiamo moltissimo e va molto valorizzato, diciamo che andrebbe più divulgato, tutto lì, e anche studiato un po' meglio, ecco. Ecco, perfetto. Nicola? Ciao a tutti, io mi chiamo Nicola, vivo anch'io a Feltre, vicino a Giorgia, e anch'io sono... occupato nel campo dei beni culturali. Studio storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia e mi interessa in particolar maniera l'architettura più di tutto. E penso che anche in questo possa portare un apporto ad Archeo Belluno per valorizzare le meravigliose architetture che abbiamo qui in provincia. E anche, scusa, particolarmente a Feltre, una città che mi sta molto a cuore, bellissima, ho famiglia lì perché... Sapete che anche le mie radici bellunesi si trovano a Servo di Sovramonte, ma anche ho parenti a Feltre, città bellissima che ho potuto conoscere grazie a mia zia Aurora e zia Virgilio che ci hanno portato, bellissimo, bellissimo posto. Ragazzi, stupendo. Beh, prima di iniziare a parlare di Archeo Belluno, ho una curiosità. Mi piacerebbe sapere come è nata questa vostra passione per tutto questo della storia, dell'archeologia. Giorgia, iniziamo nuovamente da te. Come è nata questa passione per quello che fai? Allora, io ho dei genitori, ho la fortuna di avere dei genitori e dei familiari più in generale molto appassionati di storia, di archeologia, di civiltà antiche, ma anche di storia moderna. E quindi fin da quando sono stata piccola in casa ci sono sempre state occasioni di dialogo, sono spesso andata in vacanza in posti come la Grecia o la Puglia, no? Che quindi permettevano di entrare a stretto contatto con quella che è la storia dell'Italia, ma più in generale la storia europea e del Mediterraneo mi interessa molto. E poi mio zio, per hobby, lavora, cioè ha a che fare molto con l'archeologia locale. E quindi pian piano ho iniziato a rendermi conto di quante ricchezze, senza andare lontano, di quante ricchezze avesse il territorio. Ho avuto modo di lavorare in alcuni siti qua in Val Belluno con il gruppo archeologico a Gordino,
di cui appunto mio zio e anche Mattia fanno parte, e quindi ho detto ma sarebbe proprio bello parlare di tutte queste cose che ci sono da noi e che nessuno conosce. Ecco, ma che bello per noi che tu hai avuto quella idea e quella voglia anche di partecipare in questo, ma sì, dimmi. Sì, perché vedevo dei miei amici all'università che avevano iniziato dei progetti simili e mi sono detta, ma anche il mio territorio è bello, pieno di belle cose, anche a me piacerebbe farle conoscere al di fuori di Belluno stessa, e quindi così appunto è venuta l'ispirazione. Beh, veramente molto interessante. Tu Mattia, com'è nata quella passione? È un po' più travagliata in realtà la vicenda, perché la mia passione inizia per la scoperta delle cose sottoterra. È una cosa un po' così particolare, perché mio bisnonno era un cavatore e quindi aveva portato a casa diverse cose che aveva trovato quando lavorava in cava negli anni 50, e io da bambino le trovavo e quindi diciamo avevo un po' la curiosità, qualche fossiletto, qualche minerale. E poi dall'altro lato avevo mio nonno che mi raccontava sempre le storie del paesino mio originario, che è San Zanna e Croci, che sono le ultime frazioni del comune di Feltre, verso sud. E niente, dopo un periodo scolastico molto travagliato ho deciso di affrontare archeologia, riprendere un po' come percorso della mia vita, e da lì ho iniziato a entrare sia nel mondo associativo, quindi entrare in Fondaco per Feltre, poi entrare anche in Arca, e nel corso del tempo ho sempre più sviluppato un interesse particolare per le fasi più antiche della storia dell'uomo, e quindi approfondire sempre di più queste tematiche. Poi la conoscenza della storia locale è venuta da sé, perché sono sempre stato molto curioso, e quindi sapere un po' le curiosità, conoscere un po' anche le nostre origini, quelle particolarità che contraddistinguono un po' il territorio, mi ha sempre un po' affascinato, ecco. Ecco, stupendo. Mi è piaciuto all'inizio quello che c'è dentro della terra, no? Come che vai a scavare un po' il cuore della storia, ma che è sottoterra, quindi molto interessante. Esatto. Grazie Mattia. Tu Nicola, com'è nata quella passione? Ah, magari la mia risposta potrà essere forse più banale. Io mi sono appassionato all'architettura a scuola, studiando architettura come materia all'interno di storia dell'arte. Però poi ho fatto, come dire, un ragionamento e sono andato dal generale verso il particolare. Purtroppo constato che tante volte non ci si renda conto di ciò che si ha intorno, si tenda un po' a banalizzare quello che ci circonda. E allora mi sono detto, ma cosa ci sarà di particolare anche nella provincia di Belluno? È davvero così priva di interesse? E in realtà mi si è aperto un mondo, perché ha cose di grandissimo valore. E non parlo solo di architetture monumentali, colossali, bellissime, ma parlo anche della banale casa del contadino, che sarà anche questo argomento della mia tesi di laurea triennale, che farò appunto sull'architettura rurale del Feltrino. E ci sono influenze e tipologie edilizie che, prendono spunto oppure si espandono nei territori circostanti in una maniera che si potrebbe non immaginare. E insomma, anche fare ricerca per la mia tesi mi sta portando ad approfondire sempre di più la materia e ad appassionarmi ancora di più al territorio che abito. Ecco, stupendo. Ma è vero che tante di queste passioni nascono a scuola? Io, insegnante, lo posso vedere in tanti bambini, anche ragazzi, che hanno subito un interesse per una cosa, no? E poi la sviluppano e riesce a diventare una passione, anche una professione, no? E parlando un po' di questi interessi, vi chiedo come è nato questo progetto di Archeo Belluno? Allora, il progetto appunto mi è arrivata una sera, ci siamo trovati io e Giorgia ad agosto, e Giorgia mi ha fatto la proposta appunto di aprire qualcosa, una pagina su Instagram, appunto come quella che aveva visto dai suoi amici a Bologna e a Ravenna. E è nata un po' così, insomma, mi sono detto, ma perché no? Perché non farlo? Perché effettivamente... Ecco. Abbiamo tanto materiale, non è noto ai più, ma partendo anche a livello della provincia, molto spesso non si sa che cosa c'è magari nel comune a fianco,
molto spesso si guarda il proprio comune, ma non si guardano i territori circostanti. E quindi con questa ottica abbiamo iniziato a avviare questo progetto proprio per far conoscere il territorio sia fuori che anche all'interno, che è Archeo Belluno. La rosa dei nomi, prima di arrivare al nome Archeo Belluno, quella sera era molto lunga, e poi la scelta è caduta su Archeo Belluno perché è il nome più breve e più intuitivo, ecco. No, ma raccontatemi alcuni nomi anteriori. Giorgia, complimenti per l'iniziativa, bravissima. Ditemi alcuni nomi che erano prima di Archeo Belluno, che tra l'altro è bellissimo, a me piace tanto. Ah, vabbè, mi pare che c'era tipo Storia di Belluno, una roba del genere, non mi ricordo, abbiamo scoperto una sì. Lista. Archeologia bellunese, tutti un po' lunghi e didascalici. No, ma è bellissimo, che anche vi dico che mi dà molta allegria, perché è un po' quello che cerchiamo anche di fare qui al programma, sia nella rubrica Storie di Immigrazione, ma anche quella Eccellenze Dolomitiche, di poter raccontare e far avvicinare principalmente i nostri ascoltatori che si trovano in tutto il mondo, che sono discendenti di bellunesi, discendenti di veneti, a volte non solo, semplicemente persone a cui piace sentire dell'Italia, queste bellezze del territorio, queste potenzialità che ha questa terra dolomitica, ma anche tutto il Veneto, vero? E poter far ricordare, perché a volte non tanti o se lo ricordano o forse non lo sanno perché i suoi noni o forse anche a volte bisnoni non hanno potuto trasmetterlo. Ma forse quando a me è successo, che in tante volte le persone mi scrivono, mi dicono: guarda, sai che dopo sentire quella puntata del programma di radio ho ricordato quel piatto tipico che preparava mio bisnono, che preparava mio papà, o un nome di una città, di una montagna, si emozionano a tal punto che lasciano quello che stanno facendo per scrivermi e dirmi: guarda Ernestina, mi hai fatto ricordare, mi hai portato fino all'infanzia. Quindi è una cosa bellissima, e per quello anche mi interessa molto quello che voi fate, perché mi sembra un'ottima piattaforma da dove far conoscere, e anche avervi oggi qui con noi, diciamo, per poter anche dare una mano a diffondere ancora di più quel progetto, che mi sembra molto interessante. Quindi veramente complimenti, mi è piaciuto tanto che in una serata d'estate, diciamo, è nato questo Archeo Belluno, che, come vi ho detto, il titolo mi piace un sacco. Parlando un po' di risposta della gente, com'è stata la risposta che voi avete visto nel vostro pubblico? C'è stato subito un interesse? C'erano persone che erano forse interessati a sapere di più, a conoscere di più sull'archeologia e la storia di Belluno? Può rispondere chiunque, non c'è problema. Se posso? Certo. Diciamo che qui in provincia delle riviste dove si parla della storia dell'archeologia non mancano. Quello che forse non c'era era un luogo, in questo caso virtuale, dove poter parlare più in libertà di certi argomenti. E quindi quasi subito tanta gente di tutte le età, ragazzi come noi, anche più piccoli, e persone un po' più grandi, che magari conoscono molto bene il territorio, hanno iniziato a scriverci, a farci domande, a proporci dei temi, a dirci: ah, guardate che a proposito di questo manufatto, da me c'è qualcosa di molto simile. E quindi è stata anche un'occasione poi per conoscere persone che adesso ci danno una mano, sono nella redazione più allargata, e quindi è stato proprio un bel punto di incontro per le persone stesse della provincia, non solo una piattaforma divulgativa per l'esterno. Ecco, veramente sì. Mattia, vuoi aggiungere? Dimmi. Sì, sì, no, per dire, adesso noi siamo arrivati ad avere, siamo una decina di persone a scrivere i post, per cui siamo veramente tanti, tanto che ci siamo dovuti anche strutturare all'interno del gruppo con una sorta di direttivo e poi anche una base, giusto per dare una direzione e mantenere una linea di editoriale, ecco, del gruppo. E la cosa bella è che, siccome è nato durante praticamente l'agosto, subito dopo il primo lockdown che c'è stato in Italia,
è stato anche un bel momento in cui poter fare nuove amicizie, perché questa è stata una cosa che magari durante il lockdown è mancata, soprattutto in conoscere nuove persone. E poi dopo, nell'autunno, qui si è potuto anche iniziare a girare. Scusa, magari Mattia, conoscere così qualcuno. I nostri ascoltatori capiscono, stai parlando dell'agosto 2020, vero? Esatto, agosto 2020. Ecco. Quindi praticamente è un anno che esiste Arcobel 1. Però questo ha consentito appunto di poter anche noi conoscere nuova gente e chiaramente anche aumentare le nostre conoscenze anche dal punto di vista della cultura bellunese. Difatti abbiamo adesso scrittori che vanno dall'Alpago fino a Cortina d'Ampezzo, quindi veramente... Wow! Eh sì, molto... Sì, siamo... Dimmi! Sì, sì, siamo abbastanza diffusi, è stato anche un bel catalizzatore di menti, ecco. Mi è piaciuto quello di catalizzatore, perché è vero che anche è successo a me, mi permetto di raccontare questo per fare un po' di parangone, è così, la gente inizia subito a voler raccontare la sua, a dare una mano, a essere parte di quel progetto, quindi è molto bello. Si crea un po' una rete in un punto, no? Come anche raccontava Giorgia, che la gente ti dice guarda, questo qua lo puoi vedere, o perché non fai attenzione a questo? È veramente molto, quella parte è molto simpatica, molto bella, e si crea un po' quel rapporto, no? Che anche in questi periodi di pandemia, di lockdown, che anche qui in Argentina l'abbiamo avuto, la gente, praticamente viveva in un mondo virtuale, doveva avvicinarsi, quindi queste cose sono molto, molto interessanti. Mi ha raccontato Mattia che siete nati in pandemia praticamente. Avete avuto occasione di fare qualche incontro o attività in presenza o no? Non ancora? Allora, di incontri ci siamo incontrati singolarmente, ma non tutti insieme. Okay. C'era l'idea di riuscire a farla per quest'estate, ma poi abbiamo deciso, visto che c'era stato un momento in cui non c'era certezza, abbiamo deciso di rinviare un momento un po' più tranquillo, di fare un primo incontro tutti quanti insieme, anche per dare una sorta di messaggio di responsabilità. Ecco. Avete fatto bene, perché dobbiamo avere, diciamo, un po' più di pazienza, che già presto, Dio permettendo, questo finirà. Ma avete qualche sogno, progetto in mente per il futuro di Arcobel 1, incontri in presenza per caso? Sì, assolutamente. Una delle cose che spesso diciamo tra di noi è che alla prima occasione buona ci troviamo da qualche parte a fare una gran mangiata e una gran bevuta in compagnia, giusto un po' di spensieratezza che ci vuole. Ecco. E poi sicuramente faremo qualche progettino, penseremo a qualcosa anche di più culturale, ecco. Però chiaramente all'inizio sarà un incontrarsi e fare un po' di festa tra noi, ecco, quello sicuramente. Ecco, speriamo anche noi di poter arrivare qui dalla fine del mondo verso Bel 1 e anche essere parte di qualche incontro di Arcobel 1. Sì, benvenuti. Grazie. Anch'io spero di poter essere lì veramente. Se per caso, per esempio, no, i nostri ascoltatori ora vanno sul sito Instagram a @Arcobel1, cosa troveranno? Come sono i vostri post, diciamo? Qual è il materiale che voi condividete, più o meno? Vai Nicola? Sì, vado io. Ecco, dai Nicola. In realtà noi parliamo veramente di un ampio spettro di argomenti. A discapito del titolo, magari leggermente fuorviante, di Arcobel 1, ci occupiamo di tutto ciò che è archeo, ovvero antico, quindi storia, etnografia, appunto architettura, arte, anche usanze, e abbiamo aperto anche una sorta di serie di post sulla linguistica, quindi sull'origine di alcune parole in dialetto, grazie a una nostra collaboratrice. In realtà forse il punto di forza di Arcobel 1 è proprio la varietà dei suoi membri, perché ognuno di noi ha delle passioni diverse, delle preparazioni su cose diverse, e di conseguenza dà il suo contributo, e di conseguenza riusciamo a fare un progetto divulgativo abbastanza ampio, di ampio respiro. Quindi quando le persone vanno sul nostro Instagram trovano foto un po' di tutti i tipi, perché trovano foto di arte, di paesaggi, di personaggi noti, con un testo che è di circa 2000 caratteri.
è il massimo consentito da Instagram, e per questo motivo abbiamo aperto il nostro blog, per poter ampliare ancora di più i nostri discorsi. Ecco, come si chiama, Nicola? Come possiamo trovare quel vostro blog? Il blog si chiama www.archiobelluno.blogspot.com, se non sbaglio. O il contrario, Martia? No, è corretto. Ecco, bravi! Ad ogni modo è facile trovarlo, perché sulla bio di Instagram c'è il link diretto. Quindi ecco, sì, abbiamo cercato di semplificare la vita a tutti, quindi abbiamo aperto anche Facebook, Instagram, cioè veramente. Ma bravissime, perché a volte il pubblico, diciamo, c'è quello che preferisce Instagram, Facebook, fate bene a diversificare, se si può dire. Anch'io lo faccio perché, uno quando è orgoglioso di quello che crea, diciamo, che condivide, vuole che in tanti lo sappiano, possano vederlo, quindi mi sembra molto, molto stupendo. Ragazzi, ho una curiosità e voglio che, per favore, ognuno di voi mi dica questo. Avete qualche curiosità o qualche cosa, diciamo, preferita della storia di Belluno, dell'archeologia, che voi avete molto a cuore, che potete raccontare ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in tutto il mondo? Qualche curiosità della storia, anche veneta o, diciamo, del territorio, la cosa vostra preferita? Mattia? Iniziamo da te, dai, che ti vedo lì con... Ok, una delle cose che a me piacciono tantissimo per quanto riguarda l'archeologia bellunese è la frequentazione, il tipo della frequentazione, soprattutto non quella urbana, ma quella extraurbana, quella del territorio. E una delle cose che mi sono sempre affascinate, perché io vado anche a scavare, faccio questa piccola nota per l'ascoltatore, io giro a scavare con l'università o con le associazioni, e spesso e volentieri finiamo a scavare in ripari sotto roccia, che sono dei piccoli anfratti che ci sono nelle montagne, oppure delle grotticelle, e scavando si vede sempre una frequentazione molto interessante, che è costante più o meno, che va dall'età veneziana fino all'età preistorica. C'è solo uno spazietto durante l'età romana che magari è testimoniato da qualche monetina, però generalmente si trovano sempre tantissimi reperti, e questo mi dimostra come la montagna sia sempre stata vissuta dalle persone del fondovalle, che facevano movimenti dall'alto al basso, ma costanti, ma tra l'altro in posti che, per esempio, facciamo un esempio abbastanza assurdo, ci sono alcuni ripari anche nella Gordino che sono in sentieri che adesso non li faresti neanche neanche se proprio di voglia. Sono in posti veramente esposti, che diresti, ma perché ci andavano lì? Eppure erano frequentati. E questa è una delle cose bellissime, a me affascina moltissimo, soprattutto perché ti permettono di capire quali erano le viabilità che c'erano un tempo, e come i pastori, magari, perché generalmente erano pastori, frequentavano la montagna dal tardo neolitico fino al medioevo. Quindi, e poi nelle fasi precedenti invece erano i cacciatori, e anche lì non scherzavano, e anche loro andavano in posti che veramente sono impensabili al giorno d'oggi. Ecco, stupendo, Mattia, grazie mille per condividere. Tu, Giorgia, per esempio, qual è la tua cosa preferita della storia che vuoi condividere con noi? Cos'è quella cosa che ti appassiona, che dice wow, questo lo devi sapere anche tu? Allora, a me piacciono tanto i musei, mi piace andare in musei, mi piace viverli, adesso ci lavoro anche. E sono contenta perché questo mese ho avuto occasione di tornare a vedere 3 musei della mia provincia che non vedevo da tantissimo tempo, e in particolare questa settimana sono stata a rivedere il bellissimo Museo Civico di Mel, che è una città in quello che adesso è il Borgo Valbelluna, un nuovo comune, ed è bellissimo perché testimonia un'età che magari non è conosciutissima della storia italiana, che è l'età del ferro, il primo millennio, e racconta un po' quella che era la storia degli antichi veneti, dei paleoveneti, attraverso i reperti della necropoli, che tra l'altro è visitabile, ben conservata nel giardino dell'asilo di Mel, tra l'altro.
E per me è stata una gioia rivederlo dopo tutto questo tempo, e tra l'altro adesso vale la pena andarlo a visitare perché c'è anche una mostra che copre, come diceva Mattia, un periodo che va dal Paleolitico al Medioevo, con dove sono stati esposti i reperti trovati nel territorio di Borgo Valbelluna, che magari prima erano in archivio, cioè archiviati, oppure erano esposti in altri musei, tra cui pezzi notevoli come una bellissima spada in bronzo, dell'età del bronzo, appunto, che è stata riesumata dal fiume Piave. Quindi se qualcuno degli ascoltatori dovesse avere occasione di venire in provincia, questo è davvero un posto che consiglio di visitare. Ecco, stupendo! E parlando anche di musei, dimmi Giorgia se hai mai visitato il nostro Museo Interattivo dell'Immigrazione di Bellunesi nel Mondo. Hai avuto occasione? No, purtroppo no, però sicuramente è in programma. Ecco, appena possibile devi farlo perché è molto bello. E beh, non è che, è che mi sta a cuore certamente, ma anche molto completo, molto moderno, quindi veramente faccio complimenti a tutto il team che cura il museo dell'associazione Bellunesi nel Mondo, che si trova nella sede di Bellunesi nel Mondo. E vediamo adesso Nicola, dimmi tu qual è la tua cosa preferita che più ti, diciamo, attrae, che è più curiosa per te di questa storia, di questo patrimonio. Ah, io mi ricollego a quello che ha detto Mattia e anche a quello che ho detto io in precedenza. Dicevo prima appunto che magari non si valorizza tanto il posto in cui si abita, perché lo si dà per scontato. A maggior ragione che adesso, insomma, la provincia di Belluno e il bellunese sono l'estrema periferia d'Italia. Cioè, non siamo lontani solo da Roma, ma siamo lontani anche da Venezia. E è curioso notare invece come in certi periodi storici il bellunese e comunque in generale tutta la provincia, quindi anche con il Cadore, l'Ampezzano, eccetera, sono stati dei fulcri della storia europea, dei passaggi importantissimi. Basta pensare appunto alla guerra contro la Lega di Cambrai. Sono passati per di qua gli austriaci che andavano a muovere guerra a Venezia, e comunque tutti gli scardinamenti politici ad essa collegati passano per il bellunese, per citare una cosa. È davvero interessante notare questo, anche appunto come Feltre sia costruita alla confluenza di più valli, perché era estremamente strategico come punto da difendere. È per questo che c'è il castello. È bello notare tutte queste piccole cose. E non è detto appunto che in futuro questa zona non torni a essere al centro dello scacchiere europeo, perché no? Ah, a me è piaciuto tantissimo quella proposta. Bravo Nicola, sì sì. Ecco, beh, è veramente molto interessante, è vero quello che racconti, come nella storia, anch'io che l'ho imparato diciamo da lontano, non sono vissuta lì, ma quando uno arriva e ti raccontano un po' la storia, anche che ho avuto l'opportunità non solo di visitare il Duomo di Feltre, ma anche gli scavi sotto, che sono veramente, vedere come quella acquedotto ancora funziona, diciamo, è come che wow, beh, so che non sono parole molto tecniche il wow, ma uno che arriva lì, diciamo, si meraviglia, no? Non è molto tecnico, non è molto professionista, ma dai, è un po' lo stupore che uno prova, ma anche, non so, San Vittore Corona, che abbiamo anche dedicato una puntata di Eccellenze Dolomitiche, vedere che quel santuario è quasi più di mille anni, ditemi voi che siete esperti, è incredibile, no? Vedere quella storia, quell'importanza, diciamo le scale per esempio per andare lassù in montagna, in monte, veramente per noi anche che abbiamo un concetto, come avevo raccontato in anteprima, un po' diverso dalle storie, noi in Sud America che abbiamo storia ma non è tanto conosciuta anche per noi stessi. Condivido anche Nicola quello che dici, di che a volte uno il posto dove abita non lo dà per scontato, come che lo guarda ma non lo guarda, non fa attenzione, sì, dice non so, X monumento, no? Ma veramente c'è tanto potenziale, ma anche voi in Italia particolarmente e nel bellunese avete tanta storia, tanto da raccontare, che è veramente meraviglioso, quindi vi faccio nuovamente complimenti per il vostro lavoro, per questa iniziativa, per quello volevamo dare anche, come possiamo, no? Con umiltà qui nel nostro programma, un po' di visibilità. Ragazzi, veramente molto interessante questo che vi state raccontando della vostra cosa preferita, molto molto interessante. Ma avete qualche progetto in mente per il futuro, qualche iniziativa che appena possibile, diciamo, quando lo permetta la situazione, avete voglia di portare avanti?
Sì, allora abbiamo in progetto di portare avanti alcune iniziative che portino dei contenuti ulteriori a quelli che già facciamo regolarmente. In particolare, abbiamo in progetto di organizzare delle interviste a studiosi locali, visto che la nostra provincia ha sfornato parecchie persone, diciamo, molto preparate in diversi ambiti che riguardano la storia, l'archeologia, l'antropologia e anche le usanze locali. E poi vorremmo anche dedicare dei contenuti, dobbiamo ancora capire bene in che formato, a quelle che sono le tradizioni culinarie della provincia e quali sono anche le specie di piante che più sono state utilizzate, ecco, nella cucina bellunese. Ecco, beh. Già avete tutto il mio interesse, avete detto cucina, gastronomia, io ci sto, io ci vengo, aspettatemi. Beh, veramente Giorgia, grazie per condividere, veramente molto interessante. Tenetevi aggiornati per favore di quello che state facendo, possiamo anche, che ne pensate? Arrivederci in un'altra puntata. Io ci starei. Con piacere. Ecco, bravissimo, mi Volentieri. piace. Beh, ragazzi, veramente è stato un piacere. Grazie mille per essere oggi qui con me, con noi in questo programma su Radio AVM, Voce delle Dolomiti. Speriamo veramente poter vederci, incontrarci nuovamente, non solo in presenza, ma anche forse qui sul programma. Sarà veramente un piacere. Prima di salutarvi già, volete inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo? Nicola, iniziamo da te, che abbiamo già iniziato da Mattia, da Giorgia. Dai, ci vuoi dedicare un saluto? Ma certo, saluto tutti quelli che ascoltano, che ci ascoltano, che hanno trovato magari interessante la nostra intervista, e che magari possono avvicinarsi anche al mondo della cultura bellunese con questa intervista, perché no? E insomma, vi ricordiamo che le vostre radici vi accompagnano dovunque voi siate. Ah, molto bello quello, grazie Nicola mille per condividere. Mattia, dai. Ma grazie a tutti. Niente, spero di avervi un po' incuriosito e dai, ci vediamo e saremo disponibili a qualsiasi curiosità. Ecco, stupendo. Giorgia, dai, dedicaci un saluto. Allora, grazie a te per averci messo qui e grazie a tutti quanti quelli che hanno ascoltato. Vi aspettiamo a braccia aperte, sia fisicamente che virtualmente. Se avete magari delle storie da raccontarci, delle curiosità da dirci, siamo aperti volentieri anche a quello. Ecco, stupendo ragazzi, io vi saluto. Ciao Mattia, ciao Nicola, ciao Giorgia. Ernestina. Ecco, intanto anch'io vi saluto da qui, dalla fine del mondo a voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi aspetto prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.